Ciao amici, allora in realtà vi devo parlare di... Ovviamente aspetto che entrate perché sennò come sempre inizio a parlare a vanvera, poi non c'entro nessuno e bla bla bla. Aspetto che entrate che vi devo parlare di una cosa molto importante e ne approfitto oggi dato che è il primo giorno di... È il primo giorno perché avrà la maturità, quindi in bocca al lupo a tutti, sicuramente qualcuno lo sta già facendo o l'hanno fatto. Fatemi sapere ovviamente poi com'è andata. Allora, il mio discorso è un discorso molto importante, quindi vorrei che voi, prima di giudicare o di qualsiasi cosa, aspettate che io finisca. Perché riguarda appunto la scuola. Mi avete fatto in questi giorni un sacco di domande. Ma la maturità. Giustamente nessuno ha mai avuto una risposta da parte mia. Non perché non ve la volessi dare, ma semplicemente perché ora era il periodo di maturità e tutto il resto, quindi volevo aspettare. Però ho detto, dai, oggi volevo comunicarlo. Allora, in realtà io vi racconto la storia dall'inizio, così almeno potete capire, perché sennò sembro un ignorante e ha voluto mollare la scuola, cosa che non sono assolutamente, cioè non sono così. Io sono sempre andata benissimo a scuola, ho sempre avuto la media dell'8 tutti gli anni, cioè ho le pagelle, quindi posso dimostrarvelo. E anche quest'anno stava andando abbastanza bene. Cosa è successo? Io l'anno scorso facevo una scuola a Lodi, dove abito io, che è un liceo scientifico sportivo. Quindi non c'è latino, non c'è chimica organica, non ci sono tutte le materie strane.